Benvenuti, cari amici, al nuovo appuntamento con Scusate se siamo seduti show. La scorsa settimana abbiamo avuto qui con noi, e siamo stati onorati di questo, la presenza del sindaco, dell'attuale sindaco, Michele Emiliano. Siccome noi non siamo schierati né a destra né a sinistra per il momento, fino a nuove elezioni, non potevamo non avere con noi il candidato sindaco ed ex sindaco di questa città, Simeone Di Cagno a Brescia. Vorremmo accoglierla con un grande applauso, signor sindaco, ex sindaco, più per me, ex sindaco, ex sindaco. Sì, sì. Veniamo subito al dunque. Lei è... Dica. Ah, lei, dico, è il nuovo... è lo sfidante numero uno dell'attuale sindaco. Ho già vinto. Questo lo lasciamo decidere ai nostri cari concittadini. I baresi lo sanno. Cosa sanno i baresi, signor sindaco? Ex sindaco, mi confondo sempre, ex sindaco. Vede, si confonde perché io sono rimasto il sindaco. Ma è un modo per... Di Bari. È un modo per chiamarla. Veniamo alla domanda. Appunto, per i suoi, lei è stato 10 anni sindaco di Bari. 10 anni sindaco di Bari. I migliori anni della nostra vita. Magari della sua. No, anche non... della sua, guardi. Anche della sua. Bene, dottore, dottore? Dottore, prego. Ma mi chiami sindaco? Questo non posso, con tutto il rispetto, ma non posso fare. Mi chiami ovvio. Sindaco? Mi chiami sindaco. Ex sindaco. Qual è il ricordo più bello dei suoi 10 anni, appunto, da sindaco di questa città? Le palme. Quante palme che ho regalato alla mia, alla nostra città. E questo, le palme dappertutto. Tu immagini che ne avevo anche una nel soggiorno. Questo l'abbiamo un po' tutti quanti. Abbiamo senza avuto... ricordare Bari Vecchia, Torre Quetta. Andiamo con calma, signor Di Cagno. Va bene, signor Di Cagno. Ma mi chiami pure sindaco. Come vede, visto che abbiamo elencato le cose che lei ha fatto per la città, c'è un'altra cosa che lei ha programmato, poi non è stata di sua competenza la realizzazione, ed è il parcheggio di Piazza Cesare Battisti, ecco, nota dolente. Vorrei sfatare questo mito. Io non avevo progettato un parcheggio, bensì una piscina nel centro murattiano. Poi questi comunisti hanno voluto fare il parcheggio. Invece lì era previsto una piscina circondata da palme. Dove tutti i baresi sarebbero potuti telefono, andare. Era prevista una telefonata. Squilla il telefono e lei se la sente di rispondere. Da sindaco posso fare quello che voglio. E certo. Rispondo. Pronto, chi parla? Sono il sindaco. Se permette, sono io a telefono, signor Di Cagno, quindi chiedo... Buonasera. Sì. Sono la moglie del sindaco. Dimmi, cara, perché hai chiamato in trasmissione? Volevo dirti, Simeone. Vede, anche mia moglie mi chiama sindaco, la moglie del sindaco. No, volevo dire Simeone. Mi stai a sentire una buona volta? Dimmi, cara. E togliti quel sorriso dalla faccia, per favore, quando parli con me. Ma lo sai che sto in campagna elettorale e poi sono un uomo felice perché amo Bari e i baresi. Simeo, ma le palme che ci abbiamo sul balcone, quando te le devi togliere davanti? Mia moglie, non scherzare, noi abbiamo le palme anche per una questione nostra, le abbiamo sul terrazzo, sul balcone. Ho detto che appena vengo eletto quelle palme saranno... Simeo, vedi che stanno a nascere le scimmie adesso, le palme. Ma appunto, saremo una Los Angeles europea. Ma Simeo, non scemo, ho detto le palme. Si può chiudere queste... Mia moglie è sicuramente irritata per questa cosa. Non ti preoccupare, alle prossime... Chiudiamo, non vogliamo creare... Chiudiamo la telefonata, non volevamo creare queste situazioni, insomma, incresciose. Mi chiami sindaco. Può chiamare sindaco, nessuna situazione incresciosa. Mia moglie sa i soliti litigi in casa, ma niente. Andiamo avanti, perché il nostro scopo è quello di capire quali sono, insomma. Come vede il suo avversario Emiliano?
Guardi, io questa è una cosa che la dico qui alle telecamere di Bari in Fiamme. Per la prima volta, come si fa un sindaco di Bari ad essere emiliano? Cioè, baresi, come avete fatto a votare un sindaco emiliano a Bari? In che senso? Non è un sindaco dell'Emilia Romagna del Nord che può capire dei nostri problemi. E mi chiami sindaco. No, signor Di Cagno, dottor Di Cagno, volevo farle notare che Emiliano è il cognome. Emiliano, ma non scherzi. Se mi permette. Dica. Una domanda a cui gradiremmo una risposta sincera. Sono sincero d'animo, sempre io. Il primo punto del nuovo programma elettorale. Guardi, dopo Bari Vecchia, pane e pomodoro, il parcheggio che era piscina, eccetera, il suo prossimo obiettivo, se dovesse essere... Guarda, togli questo se perché ho già vinto, grazie di avermi votato. Se dovesse essere rieletto sindaco. Io prometto a tutti i cittadini, e lo prometto anche a lei perché saranno i migliori anni della sua vita. Della sua vita. Della nostra. L'importante è che lo prometta ai baresi qui. Comprerò per i baresi l'appartamento di Michele Emiliano e gli darò lo sfratto. Gli do lo sfratto! Non credo che possa interessare... È un appartamento in più, un appartamento in meno, per Non me, credo sa. Che possa interessare come tema i baresi questo. Non interessa? Ma penso proprio di no. Cosa più... sulla cittadella, lei come interverrebbe, ad esempio? Io la cittadella della giustizia... Della giustizia. La farò a Borgo Antico. Anche lì, tutto, anche tutto. Metterò i pub, così gli avvocati quando scendono bevono, brindano. Farò un centro storico in ogni quartiere di Bari. Ah, ecco. Come idea, non è male. Anche al CEP andiamo a fare il centro storico. Domani, quando firmerò, perché sono stato eletto sindaco, domani salgo in comune, firmerò e sarò ufficialmente. Ci vogliono, credo, 6-7 mesi prima. Guardi, che io sono stato già eletto, guardi. Sono stato lo già eletto. Ringrazio tutti i baresi. Lo lasciamo decidere ai nostri telespettatori che, come avranno avuto modo di notare, noi di Bari in Fiamme siamo... Mi avete votato. Assolutamente. Lo so che mi avete votato. Assolutamente lo so. Parziale. Saranno i migliori anni della sua vita, guardi. Non ci tornerei sul fatto dei migliori anni della mia vita. Noi ringraziamo comunque il sindaco. Ah, avevo ragione. Io sono il sindaco. Grazie di avermi votato. Mi ha votato. Mi perdoni. No. Ex futuro. Mi perdoni. C'è una lotta tra lei, il sindaco attuale, Michele Emiliano, e credo altri candidati. Scemitudini. Altri candidati. Per la democrazia sono altri candidati. Ringraziamo il dottor Di Cagno a Brescia. Chiamatemi anche sindaco. Grazie per l'applauso. Ci vediamo alla prossima puntata di Bari in Fiamme. Arrivederci.